Salve a tutti signore e signori, benvenuti in questo nuovo video su The Zion Theory. Io sono Spazio. Oggi voglio fare delle previsioni, dei pronostici in vista della 92esima edizione degli Oscar che si terranno il 9 febbraio al Dolby Theater di Los Angeles. In questo video voglio parlarvi delle categorie più rinomate, più iconiche, che saltano maggiormente all'attenzione di noi appassionati, vale a dire quelle relative agli attori, alle attrici, al film, ai film anzi, e alla regia, ma non perché le altre siano di minore importanza, anzi, categorie quali il montaggio, colonna sonora, eccetera, eccetera, praticamente sono le fondamenta che reggono un film e che aiutano alla ottima realizzazione di quest'ultimo. Però ecco, anche per non dilungarci troppo e per concentrarci su delle categorie più specifiche, ho deciso di parlare dei premi appunto che andranno agli attori, al film, al miglior film e al miglior regista. Partiamo dunque dai migliori film che sono in lizza. Le candidature riguardano 9 pellicole. Sono presenti C'era una volta ad Hollywood di Quentin Tarantino, con protagonisti Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, che ritroveremo anche più avanti nelle categorie relative agli attori. C'è 1917 di Sam Mendes, un film ambientato nella prima guerra mondiale. C'è ovviamente Il Joker di Todd Phillips, vincitore del Leone d'Oro al Festival di Venezia. Jojo Rabbit, film molto particolare, intrigante, di Taika Waititi. Abbiamo l'ennesima trasposizione cinematografica di Piccole Donne. Poi ci sono The Irishman di Martin Scorsese, disponibile su Netflix e del quale abbiamo parlato, così come abbiamo parlato anche del Joker. C'è Le Mans, la grande sfida, con Christian Bale e Matt Damon. Dopodiché Storia di un matrimonio, con protagonisti Adam Driver e Scarlett Johansson, la storia di una coppia di sposi in crisi. E per finire quella piccola perla che è Parasite, del regista sudcoreano Bong Joon-ho. Allora, quali sono i favoriti in questa categoria a mio modo di vedere, o comunque anche quelli che secondo i miei gusti magari possono essere quelli che più sono in grado, no, di ambire al titolo di vincitore? Devo naturalmente mettere al primo posto Joker di Todd Phillips, che secondo me è un grandissimo film. Molto probabilmente potrebbe essere quello che si aggiudicherà la statuetta come miglior film, anche perché non so se Todd Phillips vincerà la regia, però credo che il Joker o regia o film potrebbe portarlo a casa, magari poi non succederà nessuna di queste due cose. Poi direi anche, insomma, Quentin Tarantino con C'era una volta ad Hollywood, il suo film magari più particolare, che si discosta un po' di più da quello che ci ha abituato, dai film a cui ci ha abituato in questi anni. Quindi direi anche C'era una volta ad Hollywood da tenere in considerazione, così come The Irishman di Martin Scorsese, ovviamente, e direi proprio il film del regista sudcoreano Bong Joon-ho, che è Parasite, che anche in questa circostanza, come nel caso del Joker, penso che possa essere un film in grado di assicurarsi o la statuetta per la regia o quella della migliore pellicola, per l'appunto. Quindi ecco, secondo me sono questi che ho citato quelli che hanno maggiori probabilità di andare a vincere la statuetta. Poi magari mi smentiscono e vanno a premiare Storia di un matrimonio, 1917, ma a mio modo di vedere, ecco, sono questi 4 i film che forse hanno le maggiori chance di portarsi a casa la statuetta come migliore film. Passando alla miglior regia, qui abbiamo 5 nomi in lizza, così come avremo 5 nomi in lizza per le altre categorie relative agli attori. I registi candidati sono Martin Scorsese per The Irishman, Todd Phillips per Il Joker, Quentin Tarantino per C'era una volta ad Hollywood, Bong Joon-ho per Parasite e Sam Mendes per 1917. Bene, in questo caso io faccio 3 nomi e dico Joker appunto di Todd Phillips, Quentin Tarantino per C'era una volta ad Hollywood e Bong Joon-ho per Parasite. Però in questo caso vedo leggermente avanti il regista sudcoreano, perché credo che aver confezionato questa piccola perla possa essere di vantaggio nei confronti degli altri concorrenti. Quindi io dico Bong Joon-ho, attenzione a Tarantino e a Todd Phillips. Martin Scorsese non so se può essere, diciamo, messo a livello di questi altri. Sam Mendes invece tendo ad escluderlo. Miglior attore protagonista, qui abbiamo Joaquin Phoenix per Il Joker, Jonathan Pryce per I Due Papi, Adam Driver per Storia di un matrimonio, Leonardo DiCaprio per C'era una volta ad Hollywood e Antonio Banderas nel film di Pedro Almodovar, Dolor y Gloria. Qui sinceramente ho pochi dubbi, ragazzi. Credo che, a meno di clamorose sorprese, la statuetta vada a Joaquin Phoenix per l'interpretazione straordinaria del Joker, un'interpretazione a 360 gradi, davvero, che ci fa vedere tante sfaccettature del Joker
un'introspezione psicologica, una caratterizzazione talmente profonda che è davvero raro vedere in altre pellicole. Credo che gli altri protagonisti, seppur bravi, non siano all'altezza di reggere il confronto con Joaquin Phoenix, per cui, per quanto riguarda la categoria miglior attore, sinceramente ho pochi dubbi. Miglior attore non protagonista. Miglior attore non protagonista, qui abbiamo due attori di The Irishman, Al Pacino e Joe Pesci. Abbiamo Brad Pitt, per C'era una volta ad Hollywood, Tom Hanks, che ha recitato in Un amico straordinario, e Anthony Hopkins, che ha affiancato Jonathan Pryce nel film I due papi. Qui ve ne cito un paio invece. Inizio da Brad Pitt, che credo meriti maggiormente la statuetta, i suoi sguardi, la sua gestualità, i tempi comici. Di fatto Brad Pitt ha quasi da solo retto sulle spalle il peso del film di Quentin Tarantino. Per me è stata un'interpretazione fantastica e credo che Brad Pitt possa davvero essere il favorito. E poi vi dico Joe Pesci, perché l'interpretazione di Joe Pesci mi ha catturato particolarmente e credo che anche lui possa avere le sue chance di conquistare una statuetta. Per quanto riguarda gli altri, occhio a Anthony Hopkins, che potrebbe inserirsi di nascosto e magari andarsi a conquistare il premio. Passiamo adesso alle attrici, alle donne, e iniziamo con la migliore attrice protagonista. Qui abbiamo Scarlett Johansson in Storia di un matrimonio, Renée Zellweger in Judith, Cinzia Erivo in Harriet, Saoirse Ronan in Piccole Donne e Charlize Theron in Bombshell. Qui forse la faccenda è un po' più combattuta, c'è un po' più di equilibrio. Diciamo, io parto con una premessa: c'è Scarlett Johansson che è candidata sia nella categoria migliore attrice che migliore attrice non protagonista, per cui credo che Scarlett Johansson possa aggiudicarsi almeno una delle due categorie. Però forse in questo caso Renée Zellweger, che interpreta Judy Garland, si è resa artefice di una performance di straordinaria intensità e potenza e potrebbe essere la favorita. Occhio però anche a Saoirse Ronan, che si cala alla perfezione nel suo ruolo in Piccole Donne. Diciamo forse che quella che ha meno chance dovrebbe essere Charlize Theron nel suo ruolo in Bombshell. Concludiamo con la categoria miglior attrice non protagonista. Qui abbiamo Laura Dern in Storia di un matrimonio, Scarlett Johansson, come ho detto prima, questa volta in Jojo Rabbit, Margot Robbie in Bombshell, Katie Bates in Richard Jewell e per finire Florence Pugh in Piccole Donne. Io qua vi cito unicamente Scarlett Johansson perché, come detto prima, penso che si debba quasi in qualche maniera aggiudicare una delle due statuette, miglior attrice o miglior attrice non protagonista. Però credo che, ecco, il suo ruolo in Jojo Rabbit possa essere il migliore da questo punto di vista, perché sa unire una grande dolcezza con una spiccata ironia nel suo ruolo, un ruolo davvero ben riuscito e ben caratterizzato. Tutte le altre attrici in lizza sono comunque brave e secondo me sono più o meno sullo stesso livello, per cui potrebbe anche verificarsi una sorpresa e magari Scarlett non si aggiudica nessuna statuetta quest'anno. Mi auguro personalmente di no, però mai dire mai. Bene ragazzi, abbiamo parlato delle categorie, come detto ad inizio video, più iconiche, più rinomate degli Oscar, e quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Se i miei pronostici possono essere in linea con le vostre idee, con i vostri giudizi, scrivetemelo nei commenti, insomma, fatemi sapere la vostra. Io vi ricordo, come sempre, di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di condividere il video e di lasciare un mi piace se il contenuto è stato di vostro gradimento. Noi ci vediamo naturalmente alla prossima. Un saluto a tutti da Spazio. Ciao ragazzi.